dopo corso dal 1 luglio 2021 in uno dei reparti nevralgici dell'ospedale di Sant'Orso con l'approdo del dottor Paolo Parise in qualità di direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale. Un primo giorno utile a familiarizzare con il nuovo ambiente di lavoro dopo la nomina resa nota il mese scorso del 49enne originario di Perugia in Umbria, ma con una buona parte della carriera professionale maturata all'ospedale San Raffaele di Milano dopo gli studi di gioventù in Veneto. Ad accoglierlo l'altro ieri al primo giorno ufficiale di lavoro dopo il passaggio di consegne con il primario uscente dottor Matteo Rebonato, il personale di corsia, i colleghi medici già in organico e il direttore generale dell'US7 Pedemontana per le foto e le dichiarazioni di rito. L'impressione è ottima, ha dichiarato il nuovo direttore dell'UOC di chirurgia generale a battesimo in corsia, visto che qui a Sant'Orso ho trovato un reparto moderno con personale ben preparato che esce certamente da un periodo difficile dovuto dalla pandemia, ma che ha anche tutte le potenzialità per esprimersi su un alto livello. Sono fiducioso e il lavoro da svolgere non ci spaventa, anzi ci entusiasma. Già definiti alcuni ambiti mirati su cui il dottor Paolo Parisi intende concentrare l'attenzione, dall'implementazione delle tecnologie applicate alla medicina all'interventistica fino alla necessità di uno scambio di competenze e di collaborazione efficienti tra i diversi reparti ospedalieri. Un fronte è sicuramente l'innovazione, con l'applicazione sempre più estesa e avanzata delle metodiche mini-invasive e l'introduzione anche di nuove tecnologie, sulle quali ragioneremo con la direzione. C'è poi il tema di garantire la migliore presa in carico dei pazienti attraverso percorsi che siano realmente integrati e multidisciplinari. Ritengo fondamentale in questo senso la collaborazione con i colleghi degli altri reparti, anche per il paziente che si senta preso in carico davvero a 360 gradi dalla nostra struttura.